Buongiorno Milano da Palazzo Marina. Oggi è la giornata mondiale della Terra, più precisamente la 50ª edizione. Il 22 aprile 1970 l'ONU lanciò questa battaglia per il diritto a vivere in un ambiente più sano, equilibrato e sostenibile e 20 milioni di americani scesero in piazza. Allora poteva sembrare ancora una battaglia combattuta da elite, ma oggi ci accorgiamo che siamo tutti noi pienamente coinvolti nella questione ambientale. Un mio amico, che si chiama Aboubakar Soumahoro, è un attivista, un sindacalista italo-ivoriano, si occupa dei diritti, purtroppo dei diritti negati ai tanti braccianti che lavorano nei campi. Mi parla di circa 600.000 braccianti, in buona parte sono immigrati non in regola, ma ci sono tanti italiani che lavorano però in nero, spesso preda della criminalità organizzata, e dimentichiamoci che stiano in Puglia o Sicilia, stanno anche in Lombardia, stanno in Piemonte, stanno ovunque. Ora, quando noi andiamo al supermercato e compriamo dei pomodori, i pomodori non crescono nella cassetta, ma sono raccolti da queste persone che in condizioni di vita veramente incredibili e privati dei loro diritti, raccolgono i pomodori per noi. Per cui personalmente mi espongo su questa battaglia di Aboubakar perché la trovo una cosa giusta e perché in questa fase, in questa crisi che stiamo vivendo, noi dobbiamo veramente cercare di riflettere a come possiamo cambiare le cose. È difficile dire che è un'opportunità, proprio a me non viene, l'ho detto più volte, ma questa situazione deve spingerci al cambiamento. Perché chi fa politica in particolare, ma tutti, dobbiamo confrontarci con il senso della realtà. E chi fa politica in particolare deve vivere il senso della realtà piuttosto che pensare di cavarsela con quattro belle parole in un talk show. Ed è per questo che su questo tema io vorrei condividere con voi questa riflessione. E infine, si sta cominciando a parlare di fase 2, benissimo, l'abbiamo detto, aspettiamo di vedere cosa deciderà il governo, però vi ricordo che siamo ancora nella fase 1 e quindi i comportamenti devono essere da fase 1. Buona giornata a tutti.